Allora, intanto la formazione dell'Inter, vogliamo ricordarla, Alfio? Non c'è Bastoni, alla fine va in panchina, gioca Acerbi al suo posto, De Vrij al centro con Skriniar nel braccetto di destra, poi per il resto è tutto abbastanza confermato perché l'unico dubbio era quello, quindi esterni Dumfries e Di Marco, interni Çalhanoğlu, Barella e Mkhitaryan, Dzeko e Lautaro Martinez lì davanti, torna Brozovic che si siede in panchina, ha circa una mezz'oretta nelle gambe. Molti vedranno anche D'Ambrosio che va in panchina ma non è a disposizione perché è infortunato, è voluto andare con la squadra, partire con la squadra, andare in ritiro con la squadra, ma è infortunato, tornerà nel 2023. Però io devo dare la mia solidarietà agli amici bianconeri, cioè io guardo la vostra formazione e vedo indisponibili Lukaku che teoricamente però insomma doveva essere il vostro alfiere, ma finora ne avete fatto felicemente a meno. Andiamo a vedere indisponibili dei poveri Juventini. Eccoli qui, guardate che roba. Pogba, Ken, Vlahovic, De Sciglio, Paredes e McKennie. Cioè a loro mancano almeno quattro titolari. Di Maria Chiesa a mezzo servizio. Quindi giocano con... Allora mettiamola così. Giocano con quattro titolari, caro Alfio e cari miei interisti, i poveri Juventini. Perché andiamo a vedere, questo intanto ecco, vedete brillantemente dalla grafica, il paragone è molto forte, perché qui nelle assenze non l'abbiamo messo, ma di fatto Chiesa e Di Maria non ci sono. Datemi la Juve. Ci mettiamo in e aggiungere anche D'Ambrosio allora. No? Vabbè, dai Alfio, sarà più forte D'Ambrosio di quegli altri. Inizia la partita, allora, parlate sempre solo di arbitri, che barba. Allora, Doveri è pronto a dare via. Partiti, ecco. Forza ragazzi, parte l'Inter. Partiamo noi, il primo pallone toccato da Çalhanoğlu. Palla indietro per il capitano Milan Skriniar. Intanto in classifica vedete subito, abbiamo aggiunto un punto all'Inter che sale a 25, un punto alla Juve che sale a 23. Questa potrebbe essere anche la classifica definitiva in caso di pareggio. Ma insomma, però l'Inter un pareggio tutto sommato. Ma abbiamo parlato del pareggio, cosa ne pensiamo? Un pareggio potrebbe anche andare bene. Via con Onana. Pallone sui piedi di Acerbi che è finta l'apertura per il Dima, invece la sventagliata in avanti per Dzeko, palla di prima per Lautarito, la sventagliata in avanti un po' troppo lunga per Denzel Dumfries, palla in palla laterale. Un po' su di giri, meglio se su di giri, meglio. Beh, insomma, è tocciato. Se ne va col tacco, ancora l'Inter, Dzeko, lo stop ancora per Lauti, palla brutta, restiamo lì sulla tre quarti, l'apertura sulla sinistra dove c'è Di Marco, lo stop. Cross in mezzo al secondo palo, non ci arriva Dzeko, Lautarito, palla fuori, soffio, Inter vicinissima al gol, con sinistra di palla, gol. Fabio, si arrende già Iacaccia, allora grande inizio dell'Inter, cross di Di Marco, deviazione di testa. Le sfortune sì. Allora, qui è stato un rimpallo. Rompe le linee, rompe le induci, Bremer va a conquistare palla, ci porta in avanti, va in posizione in centravanti, crossiamo. Abbiamo un uomo in più per una volta in area, Quadrado va invece da Miretti, non esitare, va a sinistra, cross, siamo già all'altezza del lato corto, il cross di Kostic, secondo palo, acrobazia di Bremer, si era messo lì, però palla fuori, allora il cross di Kostic, Bremer fa una cosa da grande attaccante, perché è una palla che sembrava impossibile, lui prova un aggancio stile Girulieri, anche se lo faccio vedere, è la prima occasione della Juventus, Bremer che si era ben inserito, guardate, il cross di Kostic, il cross di Kostic è sbagliato, è troppo lungo, ma Bremer ci crede, arriva qui e prova in volo d'angelo con la punta del piede a girare verso la rete, è troppo laterale, non ce la fa, però insomma qualcosina. Fa sempre tutti così, vai a capire che vuol dire. La mette dentro, Di Marco, palla in mezzo, cosa sbaglia Dzeko? Seconda clamorosa palla gol per l'Inter. La palla sul calcio d'angolo. Come si fa a sbagliare? Allora Dzeko si è divorato un gol di testa che è una sua specialità. Vi faccio vedere. Calcio d'angolo al primo palo. Salta facendo proseguire la palla Lautaro, la palla arriva qui dove Dzeko, pensate, 1-2, colpo di testa di Dzeko incredibilmente fuori da questa posizione, Dzeko aveva preso il tempo Bremer e la deviazione di Lautaro era stata perfetta, sembrava un gol fatto, l'Inter ha graziato per due volte la Juve, attenti a non sprecare troppo. Questa è l'occasione più clamorosa. Sì, il pallone, la transizione con Çalhanoğlu. Buon movimento di Ciala, anzi no, era Mkhitaryan, la sventagliata sulla sinistra da Cebarella, palla lunga, tira al volo, non ci credo, non ci credo, non
ci credo che cosa ha sbagliato Dumfries. Non facciamo più questa partita. Allora, clamoroso, altra clamorosa palla gol dell'Inter. Che diciamo vive di fiammate improvvise, ma vi mette in croce, c'è un lancio in direzione di Barella che parte sul filo del fuorigioco, tiro e Dumfries, allora adesso lo faccio vedere. Ha fatto un cross. Secondo me ha provato a tirare e non gli è venuta bene, conoscendo Barella è uno che tira di lì. Allora guardate, c'è il lancio qui e Barella parte direi in linea più o meno con la difesa, lì ci sarebbe stato un check della VAR. Il lancio è molto lungo, la palla arriva qui. Barella che cosa fa? Vede la palla arrivare e tira. Attenzione, palla per Dzeko in avanti, lo stop di Dzeko, peccato. Prego, Barella, palla. Quando arriva la palla, tira, a mio avviso cercando il gran gol, la prende non bene, o forse ragione ordine, mette la palla in mezzo, sono arrivato che al volo, mette la palla qui, arriva Dumfries in corsa, in spaccata, devia, alto sulla traversa, lui è arrivato... È strozzato, no? Sì. Per la deviazione, quindi sì. Si è buttato come ha potuto. La palla era molto forte perché un tiro di controbalzo, palla alta sulla traversa, ma enorme palla gol di nuovo per l'Inter. Qualche modo Kostic si libera di Barella, è la prima volta durante la partita, scappa a sinistra, il primo a fondo di Filip Kostic, il contropiede quasi cost to cost, zona cross basso, Rabiot, il cardinale Rabiot, il cardinale Rabiot nell'angolino là. Incredibile, questo è il calcio, come dice il calcio. Hanno sbagliato una serie di gol e alla fine la Juve alla prima occasione ha castigato con una grande azione di Kostic fino a quel momento pervenuto all'onda mondo play. Allora ve la devo far vedere questa azione perché Kostic parte quasi dalla sua tre quarti campo, inseguito malamente da Barella che proprio uno lento non è, mette al centro e poi Rabiot che non è proprio uno stoccatore implacabile. Posso dire Rabiot è uno contro tre, prende la palla lui. Allora quindi guardate, voi dovete immaginare che Kostic, no, io ve lo faccio vedere come da Kostic. Qui, anzi ve lo faccio vedere meglio, Kostic in questa zona ha uno scontro con Barella perché la Juventus si sta difendendo, riesce a girare intorno a Barella e andarsene via palla al piede, parte di qui Kostic, pensate, Kostic avanza e Barella lo insegue, andiamo nella metà campo dell'Inter. Kostic si presenta qui, sempre inseguito da Barella, ma Barella non riesce a raggiungerlo. Quando Kostic arriva in questa zona, con Barella ancora un po' in ritardo, mette la palla in mezzo dove, fate attenzione, qui c'è Rabiot, palla raso terra, Rabiot arriva in corsa, anticipa un avversario ed esterno destro, mette un piattone che si infila a fil di palo battendo l'incolpevole Dumfries. Non mi dica che non l'ho detto. Sono addolorato, ma questo è il bello del calcio. Ma era possibile. Bernati, Piacentini. Ma cavolo, hanno fatto un tiro in porta, hanno fatto gol. Una roba allucinante. Beh, anche voi, prego. Calcio d'angolo. Calcio d'angolo, sì. A destra rispetto a Onana, calcio mancino. Traiettoria in direzione del dischetto. Gol! Può averlo fatto solo Danilo! Credo sia proprio Danilo! Perché questo è un gol incredibile! È lui! Da calcio d'angolo! Gol di Danilo! Onana! Pazzesco! Onana in capo, l'ha già toccata. Allora, fermi, non parlate tra di voi per cortesia, ma Cri lo sapete. Allora, andiamo a vedere che cosa è successo. Calcio d'angolo, la palla finisce nel mucchio e arriva Danilo che quasi travolge tutti, ma in maniera regolare, di piede, fa gol. Ma come ha dormito Skriniar? No, chi è che era su di lui? La ciliegina sulla torta di Danilo questa, eh? Allora, De Vrij ha stradormito. L'onda monoflex! Qui vedete Rabiot, ma state molto attenti qui a Danilo. C'è un check. Cosa c'è? Di cosa? Check in goal. Sarebbe una beffa. Check in goal, colpo di scena. Ma il fallo di mano del difensore dell'Inter che la devi avere. Infatti. Allora, vediamo. Danilo, intanto io vi faccio vedere, guardate. La palla arriva. Silenzio, grazie.
la palla arriva qui, Danilo in questa posizione arriva per primo, in volo colpisce di destro, la palla sbatte anche un po' su De Vrij e si insacca qui. Onana forse potrebbe essere più reattivo, ma insomma, ecco, vediamo. Non c'è niente. Di cosa? Mi pare che non ci sia ma zero. No. Zero, è impossibile, cioè... è impossibile. Allora, cioè stanno ancora verificando. Stanno controllando se c'è Candreva. Possible attack in handball, possibile tocco di mano. Ma possibile tocco di mano. Allora, vediamo. Ma c'è Danilo che dice: ma cosa state guardando? Siete matti? Sì. A me non sembra che. Cioè, allora, la palla è stata deviata da un polso. Sì. A vedere l'immagine sembra il polso del difensore. È del difensore. Però noi abbiamo avuto... Bonfrisco però mi dice controllo mano di Danilo, mi sta descrivendo Bonfrisco, sarebbe clamoroso. Ma dai, impossibile. Ma sembrava che il mano fosse, sembrava dall'immagine. La mano c'era. Allora. Bisogna capire di chi è. Allora, vediamo. E Danilo dice, io ho toccato con la mano, ma quando mai? La del VAR. Però ragazzi, se l'ha toccata con la mano. Vediamo adesso. Allora, vediamolo bene. Io ho la sensazione che il falo sia il tocco di mano sia di De Vrij nella conclusione. Non si capisce bene. Visto una sola volta l'immagine sembrava. E c'è ancora incredibilmente Doveri che aspetta. Ok, dice a vederlo. Ma va al VAR, va al VAR. No. Annullato. 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 Annullato per tocco di mano di Danilo. Ma devo dire che Bonfrisco, Bonfrisco mi ha subito detto mano di Danilo. No, ma e attenti, non va neanche a vedere Doveri perché Fida. Dice non è gol per fallo di mano ma c'è tutta la Juve che va a protestare intorno all'arbitro dai. Fatelo rivedere Danilo è incredulo perché dice ma io non l'ho toccata con la mano io mi fido del VAR sì. Dai va allora va. Vediamo allora, vediamo un po' la deviazione netto no, ragazzi c'è la mano lì no che lo tira buoni scusate non dimentichiamoci che siamo in una televisione e non al bar. Allora, il cross, Danilo salta, colpisce, credo con il ginocchio. No, con lo stinco. Probabilmente ha una mano avanti che viene anche a colpire il pallone. Ma qui siamo, da questa immagine siamo al probabilmente. Cioè, vi spiego. Venga, per cortesia. Praticamente, quando Danilo arriva alla deviazione, lei è De Vrij, io sono Danilo... La palla arriva così, vi faccio vedere più o meno. De Vrij tiene un po' questo abbraccio di Danilo. Quando Danilo devia di stinco verso la porta, probabilmente la palla poi fa questo tipo di lavoro. Evidentemente, non c'è un'immagine netta. L'hai vista tu, Franco? Un'immagine sì, no, chiara. Io l'ho vista. Quindi, deviazione di Danilo. De Vrij tiene un po', stringa anche un pochino la mano. Ecco, stringe un pochino così. La deviazione, forse c'è poi la mano che tocca qui, però sì, è così? Se ne vada. Esattamente così. Però allora sarebbe fallo, sarebbe calcio di rigore perché lei ha tenuto la mano, sì. Perché no, non lo fa toccare. Perché non si possono toccare? Ascolta, se gli tiene il braccio così in aria, non lo fa calciare bene, era calcio di rigore. Questo ovviamente è un paradosso di... Però... Io faccio due osservazioni. Sì. La prima. Le facciamo dopo perché attacca l'Inter. Ancora Lautaro, palla per Skriniar. Un po' lunga, poi la recuperano loro. Attenzione, giallo per Skriniar. Che è Skriniar fa un brutto fallo. Sì. Mkhitaryan. Clamoroso allora di Rabiot. Che lancio di Rabiot. Palla per Lauti. No, ma non Szczęsny con i piedi. Ma non Szczęsny con i piedi. Ma come si fa? Szczęsny con i piedi. Buonatissima. Allora. È entrato Lautaro tutto solo in area, sapete che spesso è una sentenza, invece questa volta Szczęsny ha respinto con i piedi dopo un errore clamoroso di Rabiot. Lo recupera senza lanciato. Commettere fallo, in qualche modo, poi Alexandro sulla sinistra, Scaravetti in avanti, Chiesa contro De Vrij, no. E Acerbi, sbaglia Acerbi, Miretti prende la palla, Allegri dice di guardare verso Chiesa, arriva anche Costa, ci sono la posizione, siamo ai 30 metri, centrale, esitiamo. Ha fatto perdere un tempo. La giochiamo, Fagioli però, imbeccata dentro l'area, Costa sinistro, palo! Palo! Onana l'ha toccata di quel centimetro! Palo clamoroso di Kostic! E fallo di Danilo!
Fallo di Danilo, giallo per Danilo. Ragazzi, che parata di Onana. Apertura. Primo tempo quadrato non bene. Ma perché Di Marco non è più andato a destra, a sinistra. Cioè, è vero. Era morto. Attenti. Sbaglia di nuovo Locatelli. Partiamo. Regala palla all'Inter. Attenzione, Barella, rischio. Palla per i nerazzurri. Bremer. Lo scarico sulla sinistra. Arriva Bremer che chiude. Di Maria riparte. Finito. Di Maria all'esterno è perfetto. Per Kostic che può cercare la penetrazione. Villanova. Su Kostic ancora sì. Kostic. Fagioriga! 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 La Juventus! La Juventus! Grande gol di Luca! Grande gol di Fagiolino! 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 La chiudiamo qua! Inter affondata! Fischia c'è anche questo, ma cosa ha fatto Filip Kostic, allora, che riesce questo, a avere dai. La lucidità di servire lo smarcatissimo Fagioli e il tiro è là dove Onana questa volta. Allora, grande chiusura di Bremer, poi Di Maria, Kostic resiste a Bellanova, passaggio per Fagioli, diagonale deviato anche parzialmente. Dai, buona. Da, sì, sì, ma è da Gossens, palla in gol, onda mondo, Flex. Prendeva, dice, allora vi faccio vedere. Che... Permettetemi però di dire una cosa. Meritato. No, meritato, complimenti. No, ma Inzaghi non ho sbagliato i cambi, Stavate mettendo, ha cambiato di nuovo tutto ed è diventato un casino, scusate il termine. Allora, su una grande chiusura di Bremer, la palla viene portata avanti da Di Maria e affidata a Kostic. Kostic vince quasi di forza un duello con Bellanova e cede qua a destra dove c'è Fagioli. Fagioli si coordina, tira, arriva in spaccata per cercare Gossens, la deviazione, il tiro viene deviato qui, il diagonale era da posizione favorevole, poteva anche fare gol, non lo sapremo mai, ma certamente la deviazione di Gossens è determinante, palla in rete. L'azione nasce dall'ennesimo rinvio decisivo di Bremer, sì, che è stato il migliore, che ha fatto una copertura bellissima lì. Io continuo a dire, se De Vrij, se De Ligt avesse mai giocato come Bremer, chissà cosa sarebbe detto. No? Altro livello Bremer rispetto a De Ligt. Mi permetto di aggiungere un micro argomento. Di Maria ha toccato 5 palloni, ma ha giocato 5 palloni. Ecco, attenti ancora, e Chiesa che è tornare da Chiesa solo. Davanti a Onana, Chiesa! Onana col piede! Onana col piede! Chiesa. C'era un possibile fuorigioco, ma Chiesa si è mangiato il gol. Ultimo minuto, grande festa allo Stadium Chess di Rivio Lungo e finito. Ed è finita! Complimenti alla Juve. Vai, 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 vai. Complimenti come alla sarebbe lui. Classifica. No, ma io credo che voi dovreste andare da Mimmo Pesce, che ha avuto un effetto devastante sull'Inter nel momento della difficoltà. Luca! Ecco, sembrava davvero... Voi l'avete trattato male, Mimmo Pesce. Strameritata! E io ve lo voglio dire, il momento determinante è stato in questa immagine, quando sullo 0-0 Mimmo Pesce ha offerto i suoi servizi agli interisti, e gli interisti, guardate come lo hanno cacciato, soprattutto Piacentini, che ha una colpa morale in questa sconfitta. Possiamo farlo vedere, ma se non ce l'abbiamo... Non... Eccolo qui, vedete, Pesce era venuto per dare il suo contributo ed era stato cacciato malamente. Eravamo sullo 0-0. Uno di noi, uno di noi, va bene. La classifica, allora, per l'Inter è una sconfitta molto pesante, perché l'Inter adesso si trova a meno 11 dal Napoli, ritornano certi fantasmi per quanto riguarda la credibilità dell'allenatore, che ha fatto un pasticcio, io credo, sull'1-0. Vi avevo chiesto